cortometraggio che, sulla scia degli altri miei lavori, ripropone una serie particolare di immagini accompagnata dai suoni della natura e da una colonna sonora adeguata. Brevi immagini, pochi minuti, assenza di dialoghi. Se ci fosse un termine adeguato, lo paragonerei ad un quadro lungo decine di metri. E chissà quante volte ci è capitato di andare a visitare una mostra anche di artisti famosi e vedere la gente star lì ferma ad osservare anche per delle ore. Nella prima parte, l'esperienza visiva e sensoriale racconta un equilibrio perfetto tra tutti gli elementi che la compongono, tra cui suoni e colori. Nella seconda parte le immagini si soffermano su un lembo di terra antica, degno di attenzione. Le piantagioni secolari di ulivi in quel lembo del tacco d'Italia che è il Salento, la cui spettacolarità per certi versi è stata trasformata in spettralità. Ed ecco double-sided, il fronte retro, la doppia faccia di questa cartolina, che chiama in causa l'essere umano in quanto parte attiva di un cammino faticoso ma vitale. La sua volontà e le sue responsabilità possono concorrere alla custodia di un bene inestimabile o prendere parte al suo dissolvimento, come emblematicamente ho voluto rappresentare nel finale di questo corto.